Ciao ragazze, sono Francesca Froio, benvenute sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di come realizzare e disegnare perfette sopracciglia, ideali per il volto di ognuna di voi. Come? Non certo a mano libera, esistono dei punti di riferimento ideali che ci aiutano a mappare quella che dovrebbe essere la forma perfetta per il volto di ognuno. Le sopracciglia che stanno bene a una tipologia di volto non stanno bene ad un'altra ed è dunque importante saper prendere questi punti di riferimento e saperle disegnare in maniera simmetrica. Voi come sapete io sono un artista di trucco semipermanente, quindi questo è proprio il mio pane quotidiano. Ogni volta che sono in cabina e sto per realizzare un trucco semipermanente, prima di partire a tatuare bisogna fare quello che noi in gergo tecnico chiamiamo disegno preparatorio, che sostanzialmente è la progettazione delle sopracciglia, proprio quello che vi andrò a spiegare oggi in questo video. La stessa cosa che vi farò vedere che faccio io in cabina potete farla voi a casa per ogni mattina, se avete voglia, per disegnarvi delle perfette sopracciglia. Dunque, torniamo a noi. Nel mondo del permanent makeup esistono tre macro categorie per disegnare le sopracciglia, con tre diversi strumenti. Si può usare un pennino da disegno preparatorio, che con un puntalino in feltro intercambiabile, che viene intinto nel colore che poi viene usato per la dermopigmentazione. Con questo pennino il colore a mano libera si vanno a disegnare pian piano le sopracciglia. È questione di tempo, accorgimenti, un po' si disegna, un po' si cancella, poi si guarda allo specchio la cliente e via via discorrendo si creano delle perfette sopracciglia. Oppure i punti di riferimento si possono... Vabbè! Oppure i punti di riferimento si possono prendere con il calibro. Questo qui, questo strumento di tortura cinese, in realtà, è uno strumento molto usato per il microblading, soprattutto nel mondo del microblading. È composto da tre gambe e una quarta removibile. Praticamente grazie a questo si prendono delle proporzioni auree per disegnare i punti di riferimento per le sopracciglia. E questo ve lo farò vedere se volete, anzi fatemelo sapere nei commenti in un prossimo video. Terzo e ultimo metodo, il mio preferito, con un rocchetto di filo imbevuto di pigmento. Con questo filo si tracciano le linee esterne del nostro disegno preparatorio. Questo qui ve lo farò vedere subitissimo, applicato direttamente su modella. Pronti? Prima di partire però ricordatevi, iscrivetevi al mio canale, qui di sotto, mettete like, fate subscribe, attivate le notifiche, la campanella, tutto. E adesso partiamo col video. Allora, come prima cosa prendete il filo, lo estraete proprio come un filo interdentale, solo che in questo caso è già imbevuto di pigmento, quindi quando lo maneggiate vi suggerisco di utilizzare già i guanti. Lo arrotolate intorno agli indici e dopodiché lo tenete ben teso. Come punto di partenza disponiamo il filo tra l'angolo interno dell'occhio destro e l'angolo interno dell'occhio sinistro. Tracciamo una linea immaginaria tra questi due angoli interni degli occhi e senza muoverci troppo, semplicemente trasliamo il filo salendo verso l'alto, verso la fronte. La nostra prima riga va marcata dove inizia la crescita dei peli naturali delle sopracciglia. Poi pian piano saliamo e tracciamo una seconda e una terza riga che devono essere tutte equidistanti. La distanza tra la prima e la seconda linea indicherà lo spessore delle sopracciglia, mentre la distanza tra la seconda e la terza indicherà quanto vorremmo che queste sopracciglia siano arcuate oppure più piatte. In questo caso io di solito vado a lasciare circa un centimetro tra la prima e la seconda riga, un centimetro e qualche millimetro. Ovviamente dipende perché non a tutti stanno bene le stesse sopracciglia. L'importante è che queste tre linee siano equidistanti. L'ultima riga, quella più alta, più verso la fronte, deve essere una linea più lunga. Deve proprio andare da un sopracciglio all'altro, inglobando anche il punto H, quindi la parte più alta delle sopracciglia, che verrà per l'appunto determinata da quest'ultima linea. Quindi non tracciatela solo nella parte centrale, ma andate proprio da un lato all'altro della fronte. Per marcare bene queste linee io di solito
faccio oscillare il filo leggermente a destra e a sinistra. Poi proseguiamo marcando la linea che va dall'ala esterna del naso all'angolo esterno dell'occhio e su fino al sopracciglio, da un lato e dall'altro. Questa linea determina la lunghezza delle sopracciglia e anche dall'ala esterna del naso all'angolo interno dell'occhio, da un lato e dall'altro, e questa linea invece determinerà il punto di partenza, l'inizio delle nostre sopracciglia. Marco il centro, quindi nel centro del naso, e vado su. Allora, adesso viene la parte un filino più delicata, è quasi più facile vederla che spiegarla a parole. Vedete che abbiamo creato con le nostre tre linee centrali due quadrati. Se prendiamo in considerazione solo il quadrato inferiore, quindi quello più verso il naso, io devo collegare l'angolo basso sinistro con l'angolo alto destro e poi tenere semplicemente dritto il filo e marcarlo senza oscillare, senza curvarlo, sulla pelle. Questo mi andrà a creare la linea superiore del mio sopracciglio. E poi vado a creare con esattamente la stessa inclinazione della linea che ho appena tracciato anche una linea leggermente più interna. Questo mi darà la parte centrale del sopracciglio, la prima parte, quella ascendente che va verso l'alto, sarà creata da queste due linee. Dopodiché mi pongo lungo l'osso orbicolare e semplicemente faccio ruotare il filo fino a quando non incontro l'osso. Rivediamo dall'altro lato, ok, croce, vado avanti dritta, tiro e ho trovato la linea superiore. A questo punto mi metto sull'osso orbicolare e faccio coincidere con la linea, quella del termine della lunghezza delle sopracciglia, che abbiamo già trovato, e poi replico esattamente la stessa inclinazione, la stessa linea, questa qui la sto facendo a mano libera, ad occhio. Devo semplicemente copiare la stessa linea che ho appena fatto nella parte superiore anche sotto. E congiungo l'ultima parte, congiungo le due linee. Guardate, veramente è molto più facile a farsi che a dirsi. Spiegarlo a parole fa sembrare tutto molto più complicato. Spero che guardando il video invece, riguardate e riguardate, vedrete che è molto facile. Dopodiché, prima di far specchiare la cliente, quindi farle vedere il nostro disegno preparatorio, vado a rimuovere tutte queste linee che ho tracciato per prendere i corretti punti di riferimento, le mie linee guida. Vado a lasciare solo la forma delle sopracciglia che mi interessa. Per il trucco semipermanente potremmo anche fermarci qui. Cioè, potremmo anche far vedere alla cliente il nostro disegno preparatorio come un perimetro, solo un contorno esterno delle sopracciglia, e lasciare l'interno vuoto. Questo rende il nostro lavoro di dermopigmentazione molto più facile, perché ovviamente tatuando sulla pelle color carne i nostri peli riusciamo ad avere un maggiore contrasto e dunque a vedere meglio dove andare a posizionarli. Se invece siamo in una fase di consulenza e dunque la cliente vuole già immaginarsi il risultato finale, oppure se voi ragazze non operatrici di trucco semipermanente che state guardando questo video volete usare questi strumenti per aiutarvi nel make up tradizionale, questo diciamo sarà la vostra base e poi dovrete andare a riempire il perimetro, la forma che avete appena disegnato, con una matita da trucco, come sto facendo io in questo momento. Ribadisco, questo step è optional, dipende da voi. Vado a riempire e anzi, dopo aver riempito il tutto, vado anche a contornare il mio disegno preparatorio con una matita skin, una matita bianca, per enfatizzare ancora di più i contorni, i bordi e renderli più netti e visibili. E voilà, il gioco è fatto! Allora, che ne dite di questo video? Vi ho svelato magari qualche segretuccio su come ottenere sopracciglia perfettamente simmetriche? Spero di sì. Lo so, è dura, non è facile, tra l'altro non è nemmeno una cosa così immediata ogni mattina mettersi a disegnare, fare tutto sto tracciamento di linee per disegnare sopracciglia simmetriche. Ecco, no, mi rendo conto che tutti quanti ci abbiamo altro da fare alla mattina. O magari preferiremo dormire 10 minuti in più? Proprio per dormire quei 10 minuti in più solitamente ci si rivolge
a una dermopigmentatrice che possa tatuarci questa forma perfetta, quindi che prenda il giusto tempo per disegnarla. Una volta marcata nella pelle potete ritoccarla solo una volta all'anno, un grosso risparmio di tempo, ecco. Però prima di sottoporvi a qualsiasi trattamento, mi raccomando, accertatevi che l'operatrice che avete scelto vi abbia fatto un disegno preparatorio consono, abbia preso i giusti punti di riferimento e si sia accertata che le sopracciglia fossero simmetriche prima di tatuarle. Anzi, se vi può interessare, che ne dite se nel prossimo video o nei prossimi video preparerò una guida su come selezionare una buona operatrice di trucco semipermanente. Quali sono, le 5 cose importanti da guardare prima di selezionare la tua operatrice per trucco semipermanente? Vi può interessare? Fatemelo sapere nei commenti, come al solito, come ogni volta. Io sono qui per voi, fatemi sapere quello che volete che io parli, quello di cui volete che io parli e io ne parlerò. Grazie mille per avermi seguito, spero che sia stato interessante. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando mettete like, subscribe e seguitemi sui social. Alla prossima!